Buonasera amiche ed amici, buonasera a tutti. Prima di cominciare vi invito a seguirmi su Instagram al link che vi lascio giù nell'info box. Questo è il primo mukbang dell'anno e andrò a fare una bella merenda con voi assaggiando tre Snickers di diversa tipologia e quello che mi piacerà di più lo mangerò interamente. E poi la Coca-Cola alla ciliegia. Questa qua è da una vita che non la bevo, l'avevo bevuta quando ero stata a Cracovia in gita scolastica con appunto i miei compagni. Avevamo trovato la Coca-Cola a gusto ciliegia, poi io qui non l'ho più trovata, neanche nei negozi dove di solito vendono cose particolari. L'ho trovata a diversi gusti, ma questa mai. E quindi la voglio ribere. La voglio ribere per vedere se è ancora buona come quella che avevo provato. Non esce bene, non va giù la linguetta bene. Vabbè, però comunque è questa. Purtroppo non la posso bere tutta perché contiene caffeina e mi agita. Io anche il caffè lo bevo sempre Deca. È meravigliosa, cioè io l'adoro, qua questo gusto di ciliegia che però non è forte, non è come quando non so, ho provato le Fanta oppure altri tipi di Coca-Cola e gusti particolari che c'era sempre quel gusto stucchevole, troppo dolce. Questo si sente il dolcino della ciliegia, ma poco. È fenomenale, l'adoro, veramente, è troppo troppo buona. Questa secondo me è la bevanda top perché il sapore di ciliegia dolciastro non va a contrastare quello che è il vero sapore della Coca-Cola, che si sente benissimo. Allora andrò ad assaggiare tre Snickers ai gusti particolari. Al pistacchio, qua dice pistacchio e zafferano, dello zafferano ho un po' paura. Vedremo, pistacchio e zafferano, poi questo c'è una mousse di lime e quest'altro con panna e fragola. Proviamo prima questo pistacchio e zafferano. Io quando l'ho preso pensavo di prenderlo che fosse solo il pistacchio. Comunque io adesso lo taglio con il coltello perché così potete vedere meglio il contenuto, cioè l'interno. L'interno è comunque come quello classico, vedete? Si può notare il pistacchio e il caramello, però per il resto è identico. Speriamo bene. È un po' strano. Il pistacchio si sente, il cioccolato ovviamente è molto buono perché è il classico Snickers, però c'è questo gusto di zafferano che proprio non ci azzecca niente, disturba un pochino, non è sovrastante, non sovrasta il sapore comunque del cioccolato, i sapori sono bilanciati. Però no. Di sicuro tra i tre non sarà quello che andrò a mangiare interamente perché non è che mi piace tanto. Andiamo a provare questo che è il panna e fragola. Comunque questo qua do un 6 perché non è che faccia proprio orrore. Accettabile, mangiabile, diciamo così. Andiamo a provare il panna e fragola che andrò sempre a tagliare con il coltello per farvi vedere l'interno, che l'interno praticamente è uguale e secondo me sarà uguale in tutti. Vediamo.
Questo è molto buono, sa ovviamente di cioccolato e caramello con le arachidi solite, però si sente tantissimo la fragola, ma non disturba, è molto buono. Si sente proprio una fragola pannosa, ecco, un punto panna e fragole. Questo è veramente ottimo, ottimo. Andiamo a vedere l'ultimo, che è appunto con la mousse di limone. Andiamo a vedere che cosa c'è all'interno, se è uguale. Allora, questo è sempre uguale, come potete vedere, forse si vede un po' di più la parte bianca, che appunto dovrebbe essere una mousse di limone. Buono anche questo. Sì, devo dire buono, decisamente buono, ma preferisco questo. Questo è il mio preferito, Snickers, panna e fragola. Adoro. Buonissimo. E quindi me lo mangio tutto. Quindi a questo do un 9 perché mi piace tanto. Quello il primo gli ho dato un 6 e a questo qua gli do un 8. 7 e mezzo 8. Vado a mangiare questo. Per fortuna, anche se sono gusti particolari, hanno lasciato su tutti e tre l'arachide dentro, perché se non avessero lasciato l'arachide dentro non mi sarebbe piaciuto l'arachide e il caramello, che è la caratteristica che rende lo Snickers il mio cioccolato preferito, il mio snack preferito, io li adoro. Mentre il Mars, per esempio, non mi piace perché dentro è mollo, non ha niente di croccante. E io appunto adoro tutta la cioccolata croccante. E al caramello. Non se riesco a fare la foto di anteprima, tipo così. Boh. Prima ho fatto delle foto, ma non lo so, vediamo. Così tipo. Boh. Allora, vediamo quanti grammi sono. Non c'è scritto. Mi sembra che siano 40 grammi. Vediamo perché ne avevo letto sull'altro.
Praticamente uno Snickers contiene 200 calorie, sono 42 grammi. Quindi uno Snickers 200 calorie più o meno, perché hanno tutti più o meno le stesse calorie, anche se sono con gusti diversi. Ne bevo un altro po', poi mi devo fermare perché sennò mi agita. Però volevo assaggiare, avevo detto che ne mangiavo solo uno, ma tanto oggi sono stata leggerissima a pranzo e adesso devo fare un po' di esercizio fisico perché mi devo muovere per fare delle robe. Molto, che bello, guardate, io adoro come si fa a non amare lo Snickers. Quindi siccome devo fare degli esercizi particolari e dopo mi devo muovere, fare pulizie, posso anche mangiare. Anche questo è decisamente ottimo, però per fortuna, ripeto, ha il caramello e l'arachide, se no. Top. Alla fine mi sono mangiata due Snickers e un quarto, ma vabbè. È bello di stare leggeri a pranzo, è che dopo posso fare una bella merenda golosa. Se vi interessa, la Coca-Cola ha 43 calorie per 100 ml. Se vi può interessare. Bene, questo invece non lo mangio perché ha un gusto troppo strano. Non, per il momento no, ma anche se mi fosse piaciuto comunque mi sarei trattenuta perché tre Snickers, già due Snickers e mezzo sono con la Coca-Cola tra l'altro. Quindi mi fermo qua, io vi saluto, ci vediamo al prossimo video, un bacione, ciao!